Una diminuzione dei costi fissi della Regione Sicilia, quindi tagli sui costi del personale, delle consulenze, della macchina, tagli ai deputati che saranno eletti, lo chiediamo a loro stessi di rinunciare, perché facciano una legge, io ci credo poco, quindi gli chiediamo un impegno scritto a rinunciare a parte del compenso e poi una serie di iniziative mirate con le risorse che si saranno liberate per rilanciare la Sicilia, quindi iniziative di carattere infrastrutturale, il completamento dell'anello autostradale siciliano, perché non possiamo lasciare Agrigento abbandonato, il completamento della Catania-Siracusa, un investimento forte sulla portualità siciliana in chiave crocieristico, ma poi una serie di iniziative mirate al turismo che portino quel milione di turisti in più che ci serve per far crescere il PIL siciliano dell'1-2%. Poi chiaramente tante altre cose, investimenti nell'innovazione tecnologica e non spreco di denaro per salvare aziende del Conte. Io credo che quello che vediamo oggi a livello nazionale, i tentativi di salvare ciò che è già morto, no? La Fiat di Termini Imerese, le aziende dell'alluminio in Sardegna, la Wingent in Sicilia, sia un cattivo esempio. Lo chiediamo da 3 anni, quindi questa è una ripetizione, un grande investimento per il recupero dei centri storici e la messa in sicurezza degli edifici. Una volta un politico catanese mi disse: ma voi commercianti cosa ne fate di questa norma? Beh, voi pensate, se 5.000 operai venissero operati nei cantieri edili per mettere in sicurezza gli edifici, a cominciare da questo, no? Perché tanto un terremoto prima o poi arriva, inevitabile, per rifare le facciate dei centri storici, voi pensate, lo stipendio di quei 1.000 dipendenti, dove finirete? Con un volano economico dei negozi che poi una volta favorirebbero i trasporti, una volta rilancierebbero i comuni industriali. Nessuno dice che l'86% del PIL italiano è prodotto dai consumatori interni. Quindi quando crescono le esportazioni del 10%, in realtà quel 10% riguarda solo il 14% del PIL, quindi è l'1,4. Se crescessero del 10% i consumi, il PIL italiano farebbe più 8,6. Questo ci dobbiamo dire.